oggi siamo nella sesta settimana di Pasqua. Continuiamo a camminare accanto a un grandissimo santo che è San Paolo, il quale abbiamo sentito, lo sentiremo anche dalle letture della Chiesa oggi secondo un calendario ordinario, e che va verso il nord della Turchia, vorrebbe andare in Bitinia, verso il Mar Nero diremmo, ma lo Spirito Santo gli dice no qui, allora lui si orienta ancora più a ovest e va verso in fondo la Grecia, ma deve passare per la Macedonia, dove in sogno, una visione, un macedone gli dice vieni, vieni ad aiutarci. Ecco, lo Spirito Santo ti prepara il terreno, arriva quindi a Filippi, una città nella Macedonia, e lì cerca le occasioni per evangelizzare, e insieme al suo compagno Sila va a pregare presso le rive di un fiume dove sa che un gruppetto di donne pregano, donne che credono in Dio, e lì parla a queste donne e dice la scrittura, l'evangelista San Luca che annota tutto è insieme a Paolo, che il Signore le aprì il cuore a questa donna. Era una commerciante di porpora, sapete come sono le donne così generose. Dopo il battesimo c'era l'acqua del fiume, subito fu battezzata con tutta la sua famiglia e lei dice se mi riconoscete degna di potervi ospitare, io vi voglio ospitare. E dovettero accettare. Forse ebbe così anche il primo aiuto di sostegno, di provvidenza, perché Paolo avanzava senza nessun appoggio, potremmo dire, economico. Questa era commerciante di porpora, una donna attiva, e le donne diventeranno anche, secondo il loro carisma, delle grandi evangelizzatrici. Ecco, tra i nomi più famosi dell'apostolato di San Paolo troviamo Lidia, della zona di Filippi, anche se lei era di Tiatira. Ebbene, poi continuerà il suo viaggio San Paolo evangelizzando e subendo vari altri tipi di persecuzioni, compresa la prigionia. A lui serve, vogliamo attingere dalla parola di Dio anche quegli spunti per capire oggi più che mai, nei nostri tempi, qual è la via dello Spirito Santo. Noi potremmo dire così, che vogliamo, non dico scrivere, ma almeno appuntare qualcosa, scusatemi il termine, della vita dello Spirito Santo. Non è giusto dire così, perché lo Spirito Santo è Dio, non c'è bisogno della nostra biografia, però la storia della Chiesa è tutta scritta attingendo dal cuore di Gesù, dal sangue di Gesù. Lo Spirito Santo attinge e scrive lungo i secoli le vite dei santi. È bello riconoscere oggi che c'è un santo come San Giovanni Paolo II, che nella sua vita ha avuto tracce meravigliose della presenza dello Spirito. A 44 anni era già vescovo, arcivescovo, e fu invitato, doveva partecipare al concilio, ha partecipato ai documenti più importanti del concilio, come la Gaudium et Spes, il mondo che si deve aprire a Gesù Cristo. Quando ha iniziato il suo ministero di vicario di Gesù Cristo, ha gridato, aprite, meglio, spalancate le porte a Cristo. Poi compì molte missioni, è andato in 104 nazioni sulla terra, un apostolato da vicario di Gesù Cristo che deve andare a confortare. Ha iniziato lui le giornate mondiali della gioventù. Ha dichiarato santi quasi 500 santi. Ebbene, noi vogliamo
con queste pagine della scrittura di oggi capire meglio la via dello Spirito Santo che ricama così la sua Chiesa di santità. C'è la santità semplice e umile come quella di San Felice da Cantalice, c'è una santità così ardente e travolgente come quella di San Paolo e San Giovanni Paolo II e altri santi, però è sempre lo Spirito Santo che ha mille manifestazioni diverse, secondo il carattere anche di ciascuno di noi. Altro è il carattere tuo, mio. Cosa vorrà scrivere lo Spirito Santo con me, con te? Speriamo di far parte di questa sua divina biografia, la storia dei santi. Se ci lasciamo guidare da lui, nel Vangelo Gesù lo dice, ci sta preparando alla solennità della Pentecoste, con questo brano preso da Giovanni 15:16, verrà il Paraclito, lo promette agli Apostoli, il Paraclito è lo Spirito Santo, colui che voi invocherete, Paracleo, lo Spirito di verità. Anche voi, guidati dallo Spirito Santo, mi darete testimonianza. Lo Spirito Santo è nella Chiesa, è l'anima della Chiesa. Lo Spirito Santo ha come supremo capolavoro, dopo aver formato il Cristo tramite il sì di Maria, il suo capolavoro è Maria, è sposa dello Spirito Santo, è madre di Gesù, è prediletta del Padre. Quando l'arcangelo giungerà da lei, la chiamerà: rallegrati, piena di grazia. La grazia coincide con lo Spirito. Rallegrati, tu piena di Spirito Santo. Ecco, così vuol vivere in noi lo Spirito, così vuol vivere in tutta la Chiesa, così lo Spirito Santo ci accompagnerà anche oggi, domani e sempre, perché è il suo lavoro divino, rendere sempre più santa la Santa Chiesa, così che possa essere come una sposa da presentare allo Sposo Divino Gesù.